Ogni anno in Italia più di 1 milione di donne subiscono forme di violenza. Il 70% degli stupri è opera di partner o familiari. E nella maggior parte dei casi non c'è nessuna denuncia. Più di 2,5 milioni di donne subiscono comportamenti persecutori. E più di 7 milioni violenza psicologica. Solo il 18% delle donne che hanno subito violenza fisica o sessuale in famiglia la considera reato. Mentre più di un terzo delle donne non ha mai parlato con nessuno. Una recente ricerca ha rilevato che il 98% delle vittime della violenza domestica sono donne e che una donna su 5 è stata vittima della violenza almeno una volta ad opera del suo partner. Tuttora è un'eccezione, non la regola, che responsabili maschi vengono perseguiti. Appena uno su 20 casi di violenza domestica viene denunciato alla polizia, anche se la violenza domestica è ritenuta un crimine punibile per la legge. La violenza domestica esiste in tutti i paesi e in tutte le classi sociali. Stoppa la violenza. Eccomi qui, di fronte a te. Finalmente ti vedo per quella che sei, così fragile e sfinita. Ti sei alimentata del mio silenzio, ma ora lo romperò. Ho compreso che con un amico vicino si può parlare, ti puoi sfogare e puoi riuscire a salvarti e a cambiare anche il destino. Non sono più sola. Solo adesso ho capito veramente che ho bisogno anch'io d'amare. Forse dovrei imparare a vivere senza aspettarmi niente e credere più ingenuamente nella vita, perché non si può che restare nudi di fronte all'amore. Amare ci serve per respirare. Tu, paura, ci hai provato in tutti i modi, ma siamo ancora qui e siamo queste donne. Noi sì, che non ci siamo perse, nessuna livida mattina ci vincerà. La luna è ancora così in alto ed è tutta per noi. Questo è il tempo per l'amore. E amore, io ti ritroverò e mi ritroverai. Non so ancora chi sei, ma già canto per te ogni volta che ti penso. Ti troverò. Dovessi metterci una vita, oramai è quasi una partita tra noi e il destino. Ma chissà dove sei. Tu lasciami un tuo segno, un filo che mi porti a te. Se ne avrai bisogno, sarò dove sei. Un segno, un gesto e ci sarò. Guarda ancora quanta vita c'è. Anche quando ci buttiamo via, per rabbia o per vigliaccheria, un amore inconsolabile. Anche quando in casa è posto più invivibile, piange, non lo sai che cosa vuoi. Credi, c'è una forza in noi, amore mio, più forte dello scintillio di questo mondo pazzo e inutile. Il cuore in campo contro la violenza. Abbiamo sentito frasi davvero importanti. E solitamente da 38 anni tu, Andrea, sei su un campo un po' diverso, quello
del campo da calcio, ma questa sera abbiamo deciso che il basket sarà il grande protagonista per portare un messaggio davvero che tutti i ragazzi hanno già accolto sicuramente, ma che questa sera renderanno ancora più forte: il dire fortemente no alla violenza sulle donne. Prendersela con le donne è veramente una cosa inqualificabile, ma la vostra presenza, ma anche il pensiero di quelli che sono a casa, faranno sì che poco alla volta riusciremo anche ad eliminare questa stortura, questa bruttura. La splendida canzone di Paolo Vallesi, che è vestito non da calciatore, alzati in piedi, fatti vedere per favore, poi guardate. La forza della vita è... deve essere la nostra forza per tentare di vincere una battaglia che è assolutamente giustificabile, senza pensare ai colpi che dovremmo sferrare contro questi delinquenti che si approfittano dell'apparente debolezza delle donne, che in realtà sono la nostra forza. E tante volte proprio la musica che può essere il traino per portare questo messaggio. Io so che sempre per noi hai anche tante sorprese per questa sera, perché tante persone che qui nel pubblico ti conoscono per un bel rockman che porta il grande ritmo, quindi ci prometti che ci regali un po' di rock. Internazionale pesarese è Marco Pacassoni. Non sento l'urlo. L'urlo dell'entusiasmo. Vai ancora tu. Nazionale femminile, io spero di dirlo giusto, col numero 20, Re Lindelli. Assolutamente, la presenza femminile, e questa me la tengo per me, però è una grandissima ciclista, ma conosciuta in tutta Italia perché ha vinto il concorso di Miss Italia, la corona del 2015, e con noi, con il numero 5, Alice Sabatini. E poi ancora dalla nazionale basket femminile sorde, le campionesse europee, con il numero 11, Viola Strazzari. Con il numero 7, Giulia Sautariello. E con il numero 19, lei è un coach, ma questa sera è giocatrice, con il numero 19, Sara Braida. Vincitrice del concorso Sanremo Giovani. No, è vero, sì. Vai. No, dalla Aurora Iesi. Sì, dalla Aurora Iesi, Tommaso Rinaldi. Con il numero 10. Dalla poderosa Monte Granaro, Caspar Freier. Con il numero 13. E poi ancora. Vado io. E con il numero 9, un dunker professionista freestyler, Marco Mr. Jam Favretto. E loro faranno poi un'esibizione dopo degli intervalli. Esatto. Il basket freestyler Alessio Slow Motion Bardino. Eccoli qua, capitanati dal loro coach, un coach di grande spessore, di eccellenza, a cui noi siamo tutti legati. Signori, Gatto! E allora presentiamo invece la squadra della WL and Friends, con il numero 5 della WL Pesaro, Ramon Murray. E sempre dalla WL, con il numero 18, Diego Molè.
scientifico Marconi, il dirigente scolastico, scende in campo con il numero 8, Riccardo Rossini. Vabbè, qui c'è il pubblico, e che rappresenta simbolicamente tutta l'istituzione scolastica pesarese. E poi a sfidare suo padre, pronti per l'urlo più forte che abbiamo sentito fino adesso, ci sarà Francesco Vallesi. Qui si giocherà una partita incredibile, in famiglia, stasera si torna a casa litigando, secondo me. Tantissime emozioni di questa sera. Gabriele Benetti, Legnano. Il presidente della VL Pesaro, Ario Costa. Ario. Voleva scendere in campo, ma all'ultimo l'abbiamo lasciato fare il vice. Allora, io chiamerei vicino a noi la squadra che dovrà dirigere l'animazione questa sera. Innanzitutto complimenti a Francesca per il monologo, eh. Non so se avete fatto un applauso a Francesca prima solitario, ma gli applausi sono sempre graditi e sono sempre dovuti quando abbiamo dei professionisti del calibro di Francesca. Allora iniziamo subito con ringraziamento al presidente dell'Ital Service, Lorenzo Pizza, per averci permesso l'utilizzo dell'impianto e aver agevolato l'organizzazione di questa fantastica serata. E ringraziamo io il presidente della VL, Ario Costa, che ha prontamente accolto la proposta della Nazionale Italiana Cantanti già molti mesi fa, spendendosi personalmente con grande generosità. Quindi grazie ad Ario. Io ringrazio invece il direttore della Fondazione Lotta contro l'Infarto, Pino Mainieri, protagonista essenziale dell'organizzazione dell'evento. Un ringraziamento per il direttore Gianluca Becchini, che ha voluto portare questo grande messaggio qui nel mondo del basket. E ancora grazie ai ragazzi e alle ragazze del liceo Marconi e ai loro professori che hanno collaborato attivamente alla costruzione della serata con ragazzi volontari, steward e hostess. Il coro, che è diretto da Eleonora Faraoni, e dal gruppo musicale Marconi Electric Band, diretto da Laura Ronchigiani. Alle ragazze e ragazze dell'Istituto Mengaroni, sezione grafica e design della moda, per le installazioni che avete visto prima a tema, i due bellissimi manichini, Voci contro la violenza, non ultimi d'importanza, ma anzi, e la società di basket pesarese, VL, Peace Project, Delfino Basket, Pro Cagatos, Olimpia Basket, Basket Giovane Pesaro, Real Magnifico Basket Club. Partiti. Io non vi invito a fare la cronaca della partita, tranquilli. E questo un po' ti piace vincere facile, autorizzato, se vuoi entrare in campo, Che io? Alice, Salachini, i due punti! Sono 8 minuti a tempo, qualcosa mi dice che farà presto. Comunque tranquilli, il preside ha detto che quest'anno non boccerà i ragazzi che hanno partecipato. Tutti promossi ragazzi, tranquilli, Lavori! Oh! Antonio Mesancella, ragazzi, ne sa, potrebbe imitare chiunque. Io ho una cognata che è innamorata di un certo Claudio Baglioni. Chissà, magari diciamo Claudio, vieni a trovarci. Anche se siamo diventati grandi insieme. Mi raccomando, insieme, che io c'ho il fiatone. Tra mille mattini freschi di bicicletta, mille più tramonti, che tra i fili del campo è fragile e lento. La palla è alla VL, che la gioca con giustezza. Hanno chiamato uno schema, il preside gioca benissimo la palla. Attenzione, attenzione, questo contropiede, vai, 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 vai!
rimbalzo. Antonio è in difficoltà, eh? Antonio, vai, dalla dietro. Tira. Oh, eccolo il calcio, non vedete gli occhi di Carton, ma sta scrutando il gioco in maniera... Eccolo.